I migliori auguri, Johnny, a te e a tua moglie. E buona permanenza. Grazie. Non ce lo siamo meritato, un bel bacio. Buonasera. Scandalo al sole è un film che è invecchiato molto rapidamente. Ce ne siamo accorti tutti 3 anni fa, quando è uscita la riedizione italiana, che è stata un fiasco abbastanza clamoroso di pubblico, mentre nel 61 il film aveva avuto un grande consenso, probabilmente in parte dovuto alle musiche di Max Steiner, alla canzone rimasta celebre, ma soprattutto perché sembrava portare un'aria nuova, un'aria fresca e diversa nella moralità, nel modo di parlare della sessualità giovanile, perlomeno in rapporto al cinema di quei tempi. Ecco, rivisto a meno di 20 anni di distanza, il film non solo non ha più queste caratteristiche, ma addirittura questi rapporti fra i due ragazzi sembrano tanti logori, convenzionali, quasi cartolineschi. Ed è una sensazione a cui è abbastanza difficile sottrarsi, anche e soprattutto forse per degli appassionati di cinema della nostra generazione, che in fondo sono abituati a considerare Hollywood come un universo assolutamente mitico e quindi non legato in questo modo al costume, ai cambiamenti del costume, alla contingenza, eccetera, eccetera. Eppure... questo gusto della rottura storica, questo gusto di dire una parola nuova sul piano della moralità è un gusto tipicamente hollywoodiano, perché hollywoodiana è la nozione di cinema come cinema morale, dello schermo come tribuna in cui in maniera più o meno immediata, così dai filtri del genere, delle convenzioni narrative, eccetera, eccetera, si trattano i principali problemi morali dell'uomo nella società. E in particolare il gusto di questa rottura è tipico di Dermer Davis, che è un regista famoso nelle storie del cinema perché 10 anni prima di Scandalo al Sole aveva girato L'amante indiana, che è un western in cui per la prima volta un bianco ha una storia d'amore con un indiano, e quindi c'è una rottura delle barriere razziali in base a questa stessa logica di Scandalo al Sole, dell'amore, della comprensione, dell'istinto naturale, che sono positivi in confronto a una civiltà fondamentalmente retrograda perché portatrice di pregiudizi, di barriere ideologiche e di repressioni, eccetera, eccetera. E però quello che è abbastanza evidente è che mentre nell'amante indiana questa nuova ideologia non rompeva con gli schemi e le convenzioni narrative del western, in Scandalo al Sole invece si avverte come una sorta di strana rottura con il melodramma, il genere in cui Scandalo al Sole si inserisce, e che è un genere con delle regole drammatiche, narrative abbastanza precise. È un genere in cui si trattano i grandi temi dell'amore e della morte. Il melodramma è il genere, cito per tutti e due, L'Al Sole, che è il film in cui Jennifer Jones e Gregory Peck, sì, forse ve lo ricorderete, si amano peccaminosamente e per tutto il film, e alla fine muoiono uccidendosi ma amandosi appassionatamente, eccetera, eccetera. Dico, sono i film in cui i personaggi sono consapevolmente e costantemente sempre in rapporto con il proprio destino, in cui sono lacerati da profonde contraddizioni, sono grandi personaggi dialettici, diversi dall'uomo d'azione, che invece ha una dimensione solare e unidimensionale perché il suo unico rapporto con il mondo esterno. E nel melodramma invece la contraddizione è interiore e il personaggio è profondamente lacerato. Ecco, una dialettica fra colpa e redenzione, fra essere e dover essere, fra la passione e il dovere. Ecco, queste contraddizioni in Scandalo al Sole vengono a mancare. Vengono a mancare perché evidentemente nel momento in cui l'amore è un istinto naturale, non porta più con sé la colpa, non porta più con sé la contraddizione. Questa è la grande innovazione sul piano della morale del film. Il film dice: non è un peccato amarsi, indipendentemente dalle convenzioni sociali che dicono che è peccato prima di sposarsi e non lo è più dopo. Però questo priva il film del suo principale motore dialettico. I personaggi perdono qualsiasi problematicità, i due ragazzi forse per questo ci sembrano poi così cartolineschi, e il film soprattutto perde il suo motore, la contraddizione interna fra colpa e redenzione, eccetera, eccetera. E quindi però proseguire, per avere comunque quell'impianto fortemente intriso di pathos, strutturato su scene madri, su grandi conflitti, eccetera, eccetera, deve risolvere la sua struttura sostituendo questa mancanza del motore fondamentale con altre cose abbastanza artificiose. Succede quindi che la colpa è spostata sui due personaggi, dei due coniugi adulti, eccetera, eccetera, ma soprattutto succede che tutta la parte antagonistica, la parte di barriera, di contrapposizione, è affidata a questo piccolo personaggio nevrotico della madre della ragazza,
che in tutta la parte centrale del film assume un ruolo protagonistico, addirittura decide del destino degli altri personaggi, eccetera, eccetera. E allora evidentemente il film da un certo momento in poi diventa molto schematico, perché evidentemente è molto facile contrapporre a una nuova moralità più o meno rivoluzionaria le fobie e gli isterismi di una piccola donnetta. Dico da un certo momento in poi, perché invece il film in tutta la prima parte è sicuramente di altissimo livello, è fra le cose più alte del cinema hollywoodiano. Dico questo per la capacità di presentare i personaggi, soprattutto lo splendido personaggio di Arthur Kennedy, l'ubriacone nobile decaduto, eccetera, eccetera, o i due litigi simmetrici all'inizio fra la coppia di terra e la coppia sullo yacht. Ma soprattutto per questo gioco di sguardi che si avvia subito all'inizio del film fra il binocolo e il cannocchiale, che struttura tutta la messa in scena, questi sguardi da terra e da mare, questi sguardi dalla casa più alta alla casa più bassa, sguardi d'amore, sguardi indiscreti, il guardiano notturno, la madre che vede i due ragazzi, lo sguardo del padre alla fine quando vede i due che tornano dopo aver fatto l'amore, eccetera, eccetera. Sguardi inaugurati da questa splendida situazione in cui, dal primo sguardo, quello di Sandra Dee, la ragazza, che si mette il binocolo e vede Troy Donaway, il ragazzo, sulla roccia, che per un attimo poi scappa e si innamora subito di lui. Questo ce lo dice poi dopo, nella scena del bacio, però ha subito come un'impressione di vergogna, di aver compiuto come una trasgressione. Ecco, in questa delicatezza, nel profondo puritanesimo in fondo di questa situazione, c'è tutta la profonda tenerezza e la capacità di comprensione nei confronti dei propri personaggi, che è sicuramente il fascino più alto del cinema di Delmer Davis. Will you remember?